Sono diverse le infiltrazioni d'acqua nelle scuole del Pesarese a causa del maltempo di questi giorni. Aule e corridoi sono stati riempiti d'acqua e l'amministrazione scolastica ha dovuto ricorrere a secchi e stracci per cercare di tamponare la situazione. Oggi al campus di Pesaro si è svolta una protesta pacifica per evidenziare il problema. Presenti un centinaio di studenti e il preside del liceo Mamiani, Roberto Lisotti. Quest'anno le cose sono un po' peggiorate, già dalla pioggia di quest'estate, le ragazze non c'erano. Sono aumentate le infiltrazioni su degli infissi, su delle situazioni di guaine staccate, su queste cose la provincia ci sta lavorando, però il problema è anche strutturale, sono infissi molto, molto vecchi che richiederebbero una manutenzione continua e che in questi anni è stata fatta solo parzialmente con interventi tampone. Quando le situazioni sono come queste emergenziali, la situazione diventa di estremo disagio per tutti. Per molti studenti la misura è colma. Non è la prima volta che le scuole subiscono danni a causa del maltempo. Con uno striscione che recita "Anno nuovo, stesse scuole allagate", gli studenti hanno espresso la loro sfiducia verso le istituzioni scolastiche e governative. Nel mirino anche il sottopasso pedonale del campus, allagato per via della pioggia. Ieri alla fine il sottopassaggio era stato, diciamo, svuotato. Stamattina era nuovamente pieno, si stava riempiendo perché c'è una crepa nel muro e sta venendo giù tutta l'acqua e nonostante ciò, essendo allagato, io sono dovuta passare in mezzo alla strada perché ovviamente non posso bagnarmi e poi rischiare di ammalarmi e di bagnarmi praticamente i piedi e gambe. La richiesta è di farci ascoltare dalla provincia e di far mettere a posto questa scuola. Io non dico che deve essere una cosa che debba essere fatta nell'immediato, perché so che non è una cosa possibile nel giro di 2 giorni, però almeno che si cominci qualcosa, perché non si è mai cominciato nulla, almeno la forza di volontà nel cominciare. La protesta è iniziata al campus scolastico, si è poi spostata in via Gramsci alla sede della provincia di Pesaro e Urbino. Lo Stato ci ha azzerato i fondi, ma da parte nostra c'è il massimo impegno verso le scuole, ha detto il presidente Giuseppe Paolini nell'incontro con i rappresentanti degli studenti e dei presidi.